Bentrovati. Kairos Androne in Arte, siamo in via Silvio Spaventa, quella galleria che abbiamo avuto modo di presentare più volte nel corso delle nostre trasmissioni, presenta un'interessante iniziativa. Perché interessante? Ve lo dico subito. Perché mette insieme le immagini e le parole. Le immagini, la memoria e il respiro del tempo sono le fotografie di Salvatore Raudino, o le parole sono le poesie di Francesco Adragna raccolte nel libro Il freddo dolore dei chiodi. Da questa unione nuova, per quanto abbiamo noi proposto nell'arco di questi anni dall'interno della galleria di Salvatore Raudino, da questa unione è nato proprio un testo che racconta poi per immagini le foto di Salvatore. La memoria e il respiro del tempo. Io inizierei da questo tema che poi ispira un po' tutta la tua produzione e che prende spunto anche dai tuoi viaggi fatti intorno al mondo per raccontare altre culture, per raccontare altri usi, altri costumi, altre tradizioni. Grazie Vincenzo, un saluto agli ospiti della vostra trasmissione. Parto da questo felice incontro avuto con Francesco Adragna. È da tempo che seguo Francesco nella sua bellissima evoluzione di scrittore, di poeta, di artista in generale, e spesso, quasi per gioco, ci è capitato di scambiare, ma è stato più un suo gentile gesto nei miei confronti, di aggiungere a delle mie foto postate sui social network con delle sue poesie. Da questo spontaneo interagire a distanza, perché Varese, Francesco vive a Varese da parecchi anni con la sua bellissima famiglia, tornando in estate a Noto, ci siamo detti quest'anno facciamo un lavoro organico, ma lo avevamo programmato per il prossimo anno, se non che la coincidenza che io avevo già stabilito e avevo fatto il lavoro di stampa di queste fotografie che nascono, ecco, vengo un po' al particolare della mostra, nascono dal mio ultimo viaggio in Indonesia e in particolare nelle isole che si trovano a sud di Bali, e in questo caso siamo a Flores. Flores è divisa in tante piccolissime province e sono dei posti straordinari perché la natura è assolutamente incontaminata, ma insieme alla natura, oltre ad essere quindi la natura incontaminata, sono assolutamente rimasti nella loro genuinità e nel loro splendore gli abitanti di questi posti. Ecco, io sono stato attratto proprio da questi personaggi che mi hanno portato a fotografarli, a scambiare per quanto era possibile delle reciproche informazioni, e ho rappresentato in particolare i loro sguardi, i loro volti. La mostra inizia partendo, ed è un omaggio che io faccio a queste persone, partendo dagli anziani di questi villaggi, perché sono, conservano la memoria storica di quel posto, conservano, devo dire, qualcosa di più a mio avviso, e conservano una memoria di un'umanità che stenta a resistere oggi. È notorio, è noto che il nostro pianeta è in gravissime crisi da un punto di vista ecologico. Ma non è solo da questo punto di vista, la nostra civiltà, in particolare quella occidentale, insegue dei miti che si consumano giorno dopo giorno, di questi miti non rimane nulla. Questi personaggi sono identici a quelli che in quei posti abitavano migliaia di anni fa. Questo è un aspetto che mi affascina tantissimo e mi fa fare tante domande. Francesco,
Nato a Noto, ma oggi lombardo di adozione, lo diceva Salvatore, vivi e insegni a Varese. E ricordo fra l'altro più di 10 anni fa, sì. 2007 se non ricordo male, bravissimo. Le ragioni della follia, il tuo primo libro con una presentazione, sì. che all'epoca fece, sì. un più giovane Vincenzo, sì. no? Ti e ricordi? Fece molto scalpore, sì, questa presentazione per l'accuratezza, voglio dire, dei particolari, per il pathos, insomma. Ma soprattutto per i temi trattati per anche temi da trattati, te, perché partivamo, certo. dalla vita, certo. e toccavamo poi quel momento che è quello del trapasso, la morte, ma la morte è vissuta già in vita, certo. raccontata in vita, quindi sì. c'è stata questa esplosione, sì. di idee. Ti volevo dire, io ho parlato, dimmi. Delle immagini, ora siamo alle parole. Sì. Ad ogni quadro, ad ogni foto di Salvatore si accompagna una tua poesia, un tuo pensiero, una tua riflessione. Sì. Però tra quelle che mi hanno colpito, tra queste espressioni, frasi, finché i bambini si chiederanno di cosa brillano le stelle, saremo ancora uomini, saremo ancora umani. Sì. Ma questa frase, intanto saluto gli spettatori, tutti presenti. Qual è il messaggio che vuole questa frase offrire al lettore? Finché i bambini si chiederanno di cosa brillano le stelle, finché i bambini avranno ancora contatto con la natura, noi ancora saremo ancora uomini. Il progresso del nuovo millennio, il nuovo uomo, ha portato l'uomo ad allontanarsi dalla natura, e la natura per noi, per me, Salvatore Raudino, è il tema fulcro fondante di questa mostra, di questa comunione. Noi ci siamo trovati a condividere lo stesso sentire, la natura e la ricerca della verità. La natura è la massima espressione della verità su questa terra, e possiamo noi anche accoppiare la verità, possiamo accoppiarla alla memoria, all'antica memoria, alla memoria arcana. E se chiedete ad Adragna e a Raudino che cosa salverà il mondo, se la bellezza salverà il mondo, Adragna e Raudino probabilmente vi diranno di no. L'unica cosa che può salvare il mondo è la verità. La memoria è il respiro del tempo. Quando ho scritto questa frase, intendevo esortare l'uomo a ricordarsi degli errori della memoria del tempo, ricordarsi degli errori per cercare ed esortarlo a non ripeterli. Perché a mio avviso, se l'uomo avesse una maggiore memoria storica, potrebbe probabilmente evolversi verso un concetto di bene comune che potrebbe eliminare, disperdere assolutamente quelle macchie di violenza, di miseria, di ingiustizia che ancora lapidano il nostro mondo. Allora, a questo punto vorrei leggere una poesia a cui sono molto legato, una poesia legata a questo sguardo, questo viso di donna che rappresenta il tempo che passa con naturalezza. Il titolo della poesia si chiama Anima Crisalide. La crisalide è la fase intermedia tra il bozzolo e la farfalla. L'anima crisalide non sa che un giorno diventerà farfalla. Come la rosa non sa di essere rosa, nasce, cresce e muore. E queste persone riescono nella assoluta naturalezza vivere il mondo e il respiro della terra. Anima crisalide, voglio perdermi nell'illusione di un sogno che dà ragione all'esistere. Sazia d'effimero, sospiro di casualità, allegata invisibile di intenzioni. Respiro, beneficio del dubbio, quale imprevista possibilità. Nell'assoluta bellezza smarrisco il senso del possesso. D'anima crisalide dispongo il volo.
Un'altra poesia che rappresenta questo connubio tra l'immagine e la parola e la natura è Gesta di eroi. Sento odore di pioggia che prossimo osserva. Ai piedi della montagna riflette un'ombra sottile che sorride al vento e mi accarezza il viso con dolcezza di brina. Tenue ancora è la luce, col solstizio d'inverno canta Gesta di eroi che riposano in silenzio su letti di pietra. Allora, mi preme chiarire cosa trae origine questo connubio tra me, tra la fotografia di Raudino e la parola di Adragna. Io in queste foto ho visto una preponderante natura ed è la stessa cosa che ritrovo all'interno delle mie parole. Io e Raudino abbiamo lo stesso sentire e la stessa ricerca della verità attraverso la natura. Per noi la verità che trattiamo è una verità non relativa, ma una verità oggettiva. La realtà, voglio fare un esempio, se io tenessi in mano un cubo e nell'altra mano avessi una torcia e orientassi la torcia verso una delle facce del cubo, io proietterei sul muro un quadrato. Se chiedessimo a qualsiasi persona cos'è quel quadrato? Lui direbbe sì, quello è un quadrato, quella è la verità. In realtà quella è la verità relativa, quella che interessa a noi è la verità oggettiva. Il cubo è la luce, il cubo è la natura, la luce è la verità oggettiva. Salvatore, siamo in conclusione. Continuo a guardare queste tue fotografie, leggo tanta miseria, leggo tanta sofferenza, leggo tanto dolore, leggo tanta fatica, ma al tempo stesso leggo e vedo, scorgo sempre un sorriso. Sì, credo che tu hai colto l'essenza della vita di queste persone. Loro vivono sicuramente in una condizione diversa, aliena dalla nostra, vivono, come si è detto, a contatto con la natura. Se, vi invito a guardare la foto in cui sono raffigurati i piedi di due personaggi. Uno è il piede del mio compagno di viaggio, che è comodamente, come del resto siamo abituati a fare, calza delle scarpe adatte per il lungo percorso che abbiamo dovuto attraversare per arrivare in questi villaggi. Gli altri due piedi accanto sono i piedi di un indigeno, sono i piedi di uno che vive là e che vive a contatto con il pianeta, vive a contatto con la natura. I suoi piedi sono assolutamente diversi e non potranno mai rientrare all'interno di un paio di scarpe. Dico questo perché secondo me è la differenza sostanziale. Loro sì, appaiono essere affaticati dalla vita, dal lavoro, perché sicuramente si tratta di lavori semplici, di lavori umili, ma nello stesso tempo, grazie al ritmo che seguono, che è dato a questo pianeta, dell'alternarsi del giorno e della notte, delle belle giornate e delle giornate piovose, del freddo e del caldo, sono riusciti a mantenere interiormente il loro spirito in una condizione di grande serenità. Abbiamo noi questa ricchezza? Questa è la domanda che mi pongo e la risposta io me la sono data. Grazie Salvatore. La memoria e il respiro del tempo è un momento che mette insieme le immagini di Salvatore Raudino e le parole di Francesco Adragna. E ancora una volta l'invito è rivolto a tutti quanti volessero visitare questa mostra. Siamo nel periodo caldo estivo, agosto, ben si presta a questo ambiente ad accogliere la mostra. Sono giornate di vacanze, giornate tradizionalmente dedicate anche a forti e caldi momenti di cultura, quindi vale bene una visita a questa galleria in via Silvio Spaventa. Grazie a Salvatore, grazie a Francesco, grazie a quanti ci avete seguito. L'appuntamento è per domani. Grazie a voi.